Molto bene, Lazio contro Modena ha giocato molto bene, Perugia non è mai riuscita a entrare in partita in una serata dove so che a te Simone interessa poco, dove tu hai interpretato questa sfida al meglio perché tutto quello che hai potuto giocare l'hai giocato bene, però certo non basta, no? La prima volta che non giocate da squadra, devo dirti, per quello che abbiamo visto noi. Sapevamo che loro sarebbero venuti qua a fare la partita perché dovevano metterci sotto subito, così è stato. E forse ci siamo disuniti subito alle prime difficoltà, è la prima volta forse, come hai detto te Mauri, che succede e dobbiamo un attimo rifletterci adesso stasera, ma non dobbiamo fare neanche dei drammi perché è una partita che è brutto da dire ma si può perdere contro Modena, quindi adesso ci faremo un'analisi con Lollo, con tutto lo staff, con, tra di noi giocatori, ragioneremo su cosa non è andato. E dopo abbiamo subito una partita, partiamo domani, quindi abbiamo una partita mercoledì in Turchia, quindi dobbiamo resettare già da domani. Cambia poco per la classifica, siete comunque secondi, non è un problema di classifica o di campionato, è solo una cosa mentale, hai detto bene tu, probabilmente dovete parlarne perché è il primo, tra virgolette, flop di una stagione e ci può stare anche, no? Può anche servire, voglio dire. No, beh certo, io penso che da queste sconfitte possiamo solo ripartire. Possiamo solo ripartire per far meglio, quindi non dobbiamo demoralizzarci perché, come ho detto, è una partita che si può perdere con Modena. Forse non così netta, però si può perdere. E dobbiamo ripartire, analizzare i nostri errori e ripartire subito dalla partita di mercoledì. Grazie Simo, grazie. In bocca al lupo e ovviamente tanti auguri di Natale. Buon Natale anche tanti tuoi Natale. Simo. Massimo Colaci, sentiamo prima chi ha perso e poi chi ha vinto. Massimo, no, non sono bastate le tue difese oggi, proprio una Perugia che non c'era, ma non c'era veramente. Che succede? Sì, può succedere. Può succedere, sì, non abbiamo fatto sicuramente la nostra miglior partita, insomma abbiamo perso 3-0 in casa, quindi credo sia scontato da dire, banale da dire. E loro secondo me hanno fatto la differenza, la grossa differenza nella fase break, perché hanno difeso molto molto più di noi e poi soprattutto hanno concretizzato, che poi non basta difendere, bisogna anche metterla giù, quella, la differenza. Guarda, è quella. Io ti ribadisco, può succedere perché tanto siamo alla fine della prima parte del campionato e tra l'altro non serve neanche a niente dal punto di vista della regular season dell'andata, no? Però dico, è la prima vostra defiance, cioè nel senso che eravate arrivati, soprattutto perché avviene in casa, come stavi dicendo tu. È vero che avevamo disputato una brutta gara anche a Civitanova, però in casa è la prima. In altre occasioni abbiamo comunque recuperato, siamo rimasti attaccati alla partita. Oggi abbiamo fatto un po' scivolare via, questo non va assolutamente bene perché si può perdere, alla fine vince sempre uno, quindi è normale, perderemo anche altre partite, però l'importante è non mollarle mai, perché poi si possono sempre recuperare. Fai in bocca al lupo e il buon Natale ai tuoi tifosi perché hanno sostenuto tutta la partita. Sono veramente eccezionali. Loro ci aiutano tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà. Noi dobbiamo cercare di ripagarle, insomma, nel migliore dei modi. Cercheremo di rifarci già in Champions. Grazie Massimo. Grazie a voi. Grazie. In bocca al lupo, buon Natale. Adesso i vincitori. Giulio Sabbi firma. Prima Bruno. Ciao Brunino, buon Natale. Complimenti, veramente Bruno, partita, giocare così, Giulio Sabbi deve aspettare perché è giusto che aspetti un pochino. Sono un po' più vecchio. Avete fatto una partita perfetta, l'avete fatta in casa di Perugia dove Perugia era un tempio proprio sacro, peggio del vostro al Palapanini, no? Era una bugia anche, sappiamo che qua Perugia non è facile di giocare, secondo me era la squadra che fino a questo momento, dalla Supercoppa al campionato, passando per la Champions, è la squadra che ha espresso la miglior pallavolo fino adesso. Sapevamo di affrontare grandi talenti, una squadra molto forte a muro, questa era una gestione non facile per me lì, però sai, la squadra è stata molto, molto lucida in tutti i momenti, di non affrontare il loro muro, di saper giocare, di coprire, di essere molto intensi per tutta la partita, secondo me questa è stata la chiave per questa vittoria importante che ci mette lì alla pari con Civitanova e Perugia nella classifica. Se si parlava di una Modena un pochino sotto, questo lo diceva Rado, prima del match, questa partita ha dimostrato che siete lì, perché insomma, poi torniamo a dire sempre la stessa cosa, lì avanti siete le solite squadre, insomma. No, noi sappiamo che sei una squadra montata quest'anno
un nuovo gruppo, un nuovo staff. Stiamo ogni volta provando di avere un feeling dentro il campo, anche fuori campo, in palestra. Stiamo lavorando tanto, però sappiamo che tanto Perugia come Civitanova hanno una squadra già compatta dall'anno scorso, anche prima. Per questo dobbiamo lavorare tanto per provare di arrivare al loro livello, però secondo me siamo lì ogni giorno, profilo basso e pedalare e lavorare. La cosa importante per farsi trovare in forma, perché poi il primo appuntamento 2018 rimane la Coppa Italia, che è una cosa fondamentale, trovare la Modena che tu sai, insomma. Sicuramente per quel momento sarà molto importante di avere una grande intensità di pallavolo, sai, un feeling importante. Speriamo di arrivare nella nostra miglior forma lì a Bari. Una battuta di Lucky prima di Sabi. No, più che altro i complimenti sono d'obbligo, ma perché hai gestito al meglio tutta quanta la tua squadra, quindi partono proprio dalle tue mani, al di là della ricezione che ti è arrivata. Molto bravo anche per tenere in gioco Tino Urnaut, secondo me miglior giocatore della tua squadra, che ha dato solidità nelle fasi importanti, con i centrali che hanno risposto sempre pronto, soprattutto con Mazzone. Sì, questa gestione è molto importante, io devo anche conoscere un po' meglio la squadra. Siamo stati bravi. Grazie Bruno, buon Natale. Grazie. Buon Natale. Giulio Sabi l'abbiamo fatto aspettare, però insomma Giulietto, bisogna dire che Giulietto oltre che essere un grande giocatore è un nostro amico, quindi siamo contenti perché cioè, intanto abbiamo visto una grande Modena, poi insomma ti troviamo una bella forma e questa grande stagione, adesso cominciate veramente a concretizzare. Sì, perché comunque ci tenevamo a fare risultato contro una big, perché con Civitanova e Trento non c'era riuscito, oggi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. Sicuramente possiamo ancora migliorare in alcune situazioni, però oggi ci portiamo questo 3-0, questi tre punti importantissimi a casa in un campo difficile. Beh, insomma, mettere pressione a Perugia, a casa propria, vincere 3-0 non è una cosa proprio così che capita tutti i giorni, non so quante altre squadre ci riusciranno qua. No, appunto, perché comunque Perugia in casa è una squadra che si fa trascinare dal pubblico e questo è un grande pubblico. Siamo stati bravi dall'inizio a metterla sotto pressione, e abbiamo battuto bene, abbiamo difeso, abbiamo contrattaccato e ce la siamo meritata. Lo sai che a Natale lavori, sì, no? Nel senso che... ormai da un bel po' d'anni si lavora a Natale, però non è un problema, festeggeremo tutti insieme. Giulio, insomma, l'ultima battuta la facciamo fare a Lucky, dai. No, assolutamente. La tua crescita è sicuramente direttamente proporzionale alla capacità di Bruninho di smarcarti. Pochi palloni, ma stai lavorando in una grande quantità e tutto qualità. Come ti trovi con Bruninho? Logicamente l'anno scorso a Molfetta ero il principale terminale offensivo, quindi non è che mi aspettavo di venire a Modena e attaccare 80 palloni a partita. Attacco il giusto in una grande squadra che punta a vincere. L'importante è la vittoria, sono i tre punti. Se si attaccano 10 palloni, 5 palloni, ma se a fine partita arriva il 3-0, il 3-1, il 3-2 non c'è problema. Chiudi prima del Buon Natale, com'è questa esperienza a Modena? Una figata, a Modena si sta da paura, si sta benissimo, non manca assolutamente niente per fare bene. Allora, noi facciamo rimanerlo con noi perché insomma siamo veramente alla chiusura. Sì. Si apre l'immagine adesso della nostra telecamera per salutare, perché insomma Modena, guarda un po', questo è il marchio della Sire, però il marchio l'avete messo voi oggi in questo palazzetto. Vince nettamente l'Azimut Modena, Perugia rifletterà, come diceva Simone Anzani, però è un buon Natale a tutti perché questa è la nostra pallavolo, sì. Lo spettacolo della nostra pallavolo, quindi ringraziamo Vincenzo Belli per la regia. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento su Oltre la Rete, perché insomma su Oltre la Rete riparleremo di tutti. Ciao, saluto Maurizio Colantoni. Buon Natale. Giulio Sabi.